In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Ben ritrovati, carissimi fedeli, per l'incontro con il Vangelo della domenica. Domenica prossima è la quattordicesima domenica del tempo che segue la Pentecoste. E il Vangelo è quello di Matteo, capitolo 6, versetti dal 24 al 33. In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, nessuno può servire a due padroni, o infatti odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Ecco perché vi dico, non vi affannate per la vostra vita, di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi più di essi? E chi di voi affannandosi può aggiungere un cubito solo alla lunghezza della sua vita? E per il vestito di che vi affannate? Osservate i gigli del campo come crescono, non lavorano né filano, ma vi dico che neppure Salomone in tutta la sua gloria fu mai vestito come uno di essi. Se dunque Dio veste così l'erba del campo che oggi è e domani si butta al forno, quanto di più farà per voi, gente di poca fede? Non v'affannate dunque e non dite che cosa mangeremo o che cosa berremo o di che ci vestiremo. Di tutto questo si preoccupano i pagani, ma il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Carissimi fedeli, questo brano che parla della provvidenza divina fa parte del grande discorso della montagna che inizia dal capitolo quinto. Ecco, in questo brano possiamo sottolineare, è molto lungo, ci sono molti spunti di riflessione, ma possiamo sottolineare i punti principali. Innanzitutto inizia con una massima, con un proverbio che tutti possono condividere. Nessuno può servire a due padroni. Questo è il punto fondamentale. Non si può essere seguaci di Gesù Cristo, amanti di Dio e nello stesso tempo trattare i beni materiali, mammona, quindi il denaro, beni, trattarli come se fossero il fine ultimo della nostra vita, perché in questo caso la nostra anima, la nostra parte spirituale in noi verrebbe talmente sacrificata da entrare in affanno e perdersi inesorabilmente. Il Signore non vuole che accada questo per noi, vuole il nostro benessere, la nostra serenità. Chi fa dei beni materiali il proprio Dio purtroppo vive male, vive molto male, sacrifica se stesso e sacrifica anche le persone che gli stanno attorno. Non è vita questa. Mentre invece chi serve il Signore tratta i beni materiali come strumenti per accrescere la propria posizione davanti a Dio e per aiutare le altre persone. In questo modo l'anima viene aiutata, viene esaltata e viene nutrita delle cose di cui ha bisogno. Al primo posto bisogna sempre mettere il Signore. Tutti gli altri beni, anche quelli che sono necessari per vivere, per sopravvivere, devono essere sempre trattati come strumenti e mai come fini. Sono i pagani, dice il Signore, che si comportano in questo modo perché non hanno fede, non hanno speranza, non credono che Dio sia provvidente.
Ecco che per tre volte durante questo brano il Signore dice di non affannarsi, quindi non affannatevi per ciò che mangerete, per ciò che berrete, per il vestito. Guardate nella natura gli esempi che abbiamo, gli uccelli del cielo, i fiori del campo. Ecco, tutte queste realtà, creature che il Signore ha creato, anche li mantiene con la sua provvidenza. Volete che non faccia molto di più per noi? La nostra vita vale molto di più di quella degli uccelli del cielo o dei gigli del campo. Il Signore ha un amore molto più grande per l'uomo. Dobbiamo credere in questo. Del resto, nell'Antico Testamento si legge molto bene che gli ebrei, attraversando il deserto, ottennero dalla provvidenza di Dio il pane quotidiano, ecco, certo, la manna e anche le quaglie. Quindi il Signore non è che vuole darci il superfluo, non ci darà il di più, ci darà quello che ci serve giorno per giorno. Però i miracoli della divina provvidenza ci sono. Il Signore interviene, se interviene per le creature più piccole, che valgono molto meno dell'uomo, a maggior ragione interverrà per noi con i suoi miracoli. Quindi non affannatevi, perché in questo affanno l'anima si perde. E alla fine aggiunge un'altra frase molto incisiva, che è questa: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi, se una persona pone al primo posto il regno di Dio e la sua giustizia, che vuol dire la gloria di Dio e la santità della vita, ecco che il Signore gli darà le sue benedizioni. Sperimenterà la provvidenza divina, i miracoli della provvidenza. Questo accade anche per una famiglia cristiana che mette al primo posto la preghiera, la Santa Messa in unione a Benedetto XVI, il Rosario, la legge di Dio, quindi l'osservanza dei 10 comandamenti, l'onestà. Ecco, la famiglia che mette al primo posto tutte queste cose sperimenterà i beni, le benedizioni del Signore, cioè non mancheranno mai tutte quelle cose che sono necessarie per vivere quotidianamente. Lo stesso uno stato, una nazione che pone al primo posto il rispetto di Dio, delle sue leggi, permettere alle anime, ai cittadini di osservare la domenica, per esempio, o di vivere pienamente il culto cristiano. Ecco, uno stato che pone come base il rispetto del sacro e del culto è uno stato che sperimenterà le benedizioni del Signore, altrimenti non ci saranno benedizioni da Dio. E l'uomo da solo, con le sole sue forze, per quanto si affanni, non può aggiungere nemmeno un cubito, cioè una piccola misura, un cubito, erano 40-50 centimetri di lunghezza. Non può nemmeno aggiungere un cubito alla lunghezza della sua vita. È proprio vero. La nostra vita, per quanto ci affanniamo, è legata a un filo. Quindi, per quanto un uomo, una nazione, una famiglia vogliano pianificare il presente e il futuro, non riusciranno mai a salvarsi dai pericoli che si incontrano. In più, non avranno l'aiuto del Signore. Lo stesso vale, per esempio, questa mania della pianificazione per avere tutto sotto controllo. Ad esempio, l'abbiamo passata ai nostri figli e i nostri figli non si sposano più perché finché non hanno la casa tutta arredata, finché non hanno un lavoro sicuro, finché non hanno un futuro, già pianificato, finché non pianificano anche i concepimenti, non si sposano, il che dovrebbe essere il contrario: primo il sacramento del matrimonio
e poi piano piano organizzare la vita. Perché in questo modo, con la mania di pianificazione, con l'idea illusoria di essere sicuri in questo modo, non lasciamo spazio all'azione divina e facciamo un atto di sfiducia nei confronti di Dio, della sua provvidenza e del suo amore per noi. Chi non ha fede non sperimenta i miracoli del Signore, non sperimenta la sua bontà. Vi ricordate che a Nazareth Gesù non poté fare molti miracoli perché dicevano è il figlio del falegname, cioè non avevano fede. Carissimi, quindi ritorniamo a mettere Dio al di sopra e al primo posto delle nostre scelte personali e familiari. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.